Questo programma è offerto da Fantasia Store. Stai cercando un sito per comprare i tuoi gadget preferiti di Yu-Gi-Oh, Pokémon, giochi di ruolo, Magic o dei Funko? Guarda quanti Funko! E guarda che belle queste espansioni dei Pokémon! Beh, Fantasia Store fa il caso tuo, il link è in descrizione, scegli quello che vuoi comprare, procedi al checkout e soprattutto utilizza il codice sconto DREAD5 che ti consente di avere il 5% di sconto su ogni acquisto. Fantasia Store, link in descrizione. Ho decisamente quasi investito il cane. La vita ci propone di essere tristi, ci propone di essere felici e ci dà delle opportunità pazzesche, come lasciare un like a questo video. Un gesto così nobile, così gratuito, ma che può significare così tanto. Metti like. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio secondo canale. Oggi, 11° appuntamento, credo, con Pokémon Platino. Grazie mille a tutti, ovviamente, per i consigli che mi state dando. Vi dico la verità, purtroppo in questi giorni non ho potuto studiare, non ho potuto nerdare, non ho potuto livellare, non ho potuto fare niente. E infatti non ho fatto un cazzo di niente. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo di lasciare un like, un commento, datemi consigli e giudicatemi, anzi datemi un voto, ecco. Voglio la sezione dei commenti piena di voti, date un voto a questa serie. Non scrivete 10, 3 dose al migliore, pure 9 e mezzo, vabbè. Se scendete sotto al 7 va massimo. Vi ricordo che in descrizione c'è il link di Fantasia, mi raccomando cliccate, utilizzate il codice sconto DREAD5 per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già in scontro. Sconto, non scontro, io non perderei tempo e mi immergerei a questo punto all'interno del nostro gioco preferito? Avventura preferita? Seconda vita preferita? Non lo so, non lo abbiamo capito ancora, ma siamo arrivati. Eravamo arrivati l'ultima volta, l'altro ieri, a Memoride. Memoride, per qualcuno. Allora, non abbiamo esplorato niente. Qualcuno mi ha detto: guarda che ti sei perso il centro commerciale. In realtà no, l'ho visto, l'ho visitato ma non ve l'ho fatto vedere. Però mi avete detto che giustamente lì ci sono delle MT abbastanza importanti. Magari poi lo andremo a vedere. Come vedete la squadra, ho rimesso un Doom al posto di Bidoff. Come ho detto, non ho livellato purtroppo, regà, ma per il prossimo episodio li vedrete tutti al tipo al 40.000. A parte questo, qui non avevamo praticamente esplorato niente. Quindi in realtà, prima di andare a rompere il culo Team Galassia, che ricordo essere qui davanti come degli stereo onsi, famosa in giro, sembra che la regione di Sinnoh sia stata creata da un Pokémon. Oh no, è chi è? Oh? Sarà un leggendario, il leggendario Pokémon della creazione, chi è? Ti immagini, alla fine è Pikachu. Devo impegnarmi a allenare molto e per questo il tempo non conta, quindi non mi serve un orologio. Prendi questo. Orologio analogico. L'ora attuale, ma già ce l'ho. Adesso. Ah, mamma mia che schifo. Ah, tra l'altro volevo ringraziarvi perché non siete dei tumori, raga. Ve prego, cioè famose, fatevi un applauso perché non siete il cancro. Che se io faccio questo e vado veloce, voi mi dite bravo, te do bara bara, ruba tutto, mettici la metà, sti cazzi. Bravissimi ragazzi. Oh, dei vecchi. Quando si indossano gli occhiali il mondo appare diverso. Anche quando si tolgono il mondo appare diverso perché sei cieco. Vuoi cambiare il modo di vedere il mondo della tua squadra che mi dà occhiali neri? Savio occhiali? Aumenta la potenza delle mosse speciali, carina questa in realtà. Ok signore, salve. Tra l'altro mi avete detto: insegna palla ombra a Jolteon. Ora, non so se è una cazzata, non so se mi stavate perculando, però l'ho letto da più persone. Oh, potenza 80, precisione 100, ma è spettro e la può fare Jolteon. Però vedi, perché dovrei insegnarla a Jolteon e non a Ciccio? Quindi vabbè, fatemi sapere voi senza problemi. Io continuerei a parlare con la gente. Questo cos'è? Il dojo dei doji? Oh, raga, io ho fatto questa cosa tipo, boh, 3 giorni fa, non mi ricordo. Ah, vecchio, da dove vieni? Due foglie, hai detto, non è vicino al lago Verità? Beh, sì, è lì che abita Mesprit. Oddio, Mesprit, è vero, il Pokémon che fa Mesprit. L'essere delle emozioni, può essere che quel Pokémon ti stia proteggendo? Vuoi saperne di più? Certo, è il Pokémon leggendario che simbolizza le emozioni. Oltre a lui ci sono Uxie, l'essere della conoscenza, e Azelf, l'essere della volontà. Ah, quindi sono tre. Si dice che questi tre Pokémon non abbiano un animo forte e compassionevole. Il potere dei loro spiriti salvaguarda l'equilibrio naturale della regione. Ok, ok, Nerciolong. Vabbè, sti cazzi, oh, ma se può catturare sto tizio? Chi sono, un culo? Oh? Ma gli fammi il culo. Ah, secondo me in questa città in realtà non c'ho cazzo di niente, a parte quella roba lì. Infatti quello con la vecchia ci abbiamo parlato. Ma è finito. Ok, raga, allora parliamo un po' con il Team Galassia. Questa città è insignificante, non c'è niente di importante. A parte me, non ha motivo di esistere e la farò esplodere con una bomba galattica. Bomba galattica, eh? Va bene. Se hai qualcosa da ridire ti farò chiudere il becco con una lotta Pokémon. Dai, sì, dai, dal cazzo, dai, per favore. Turuturu. Oddio, è diversa? Forse lui è fortissimo. No, se avrà due Pokémon e uno sarà una pippa e quell'altro deve morire. Già, è una pippa. Ah, 32, perché? Sbarra raggio senza problemi e il primo è andato. Ok, tanto comunque non credo che sia... Vabbè, ragazzi, non è che ci sono vedere. Dai, dal cazzo, per favore. No, che Pokémon entra? Non ho letto. Ah, Golbat, vabbè. Tipo lui che è veleno. E veleno che cazzo ne so io, che cazzo è. Volante veleno, che succede? Vediamo. Un cazzo di niente. Vabbè, io continuo con sbarra raggio allora. E mi sono scordato che... Ah no, la Nintendo, proprio la Niantic. O chi cazzo fa i Pokémon? Raga, ma mettete la possibilità di velocizzare. Ma sti cazzi, deve vedere a uno all'ora il tizio che cammina. Alla 77esima volta che c'è il gioco, voglio fare fretta. Oh, a 37 G-Joid. È troppo per me, non riesco a concludere niente. Vabbè, questo posto non vale niente, me ne libererò con piacere. Me lo fanno risplodere? Ah, tra l'altro mi hai detto che non è esplosa la zona safari, è esploso il lago Verità. Complimenti, non male come allenatore, grazie signora. In veste di anziana di memoride. Ah, è la madre della tizia dell'altra volta. Borghi, miei ringraziamenti. Come? L'arca mulina.
Veneto. Potrei dargli un'occhiata, certo. Camilla ti ha chiesto di consegnarmelo? Era la madre, vero? Devi sapere che è mia nipotano la nonna. Ciro d'Arcamuleto all'anziana signora. Ma ci avrà un nome, anziana signora? Fu fatto in onore di una divinità mitologica, creatrice della regione di Sinnoh. Se ne trovano ancora di tanto in tanto. Dato che ti trovi a memoria, perché non vai a visitare le rovine? Certo, ci sto per entrare, signor. Non vuol, vi giuro, è entrato da solo. That's what she said. Ci sono i Pokémon. No, non posso usare veramente. Posso correre, bro. Ci saranno degli oggetti nascosti. Comunque mi hai detto L o R per cliccare. No, non si clicca, raga. Cioè, devo cliccare forza col mouse. Mi dà il cazzo sta cosa. Ma che c'è? Già. Oh no, cos'è questa roba? L'Arcamuleto ci devo mettere. Ciro esamina il dipinto all'interno della grotta. Immagini misteriose ricoprono una parte della parete. Ci sono tre disegni strani disposti in modo da formare un triangolo. Una fica. Nel mezzo c'è una sfera brillante. Ma cosa significa questo dipinto? Oh no, signora. Il significato del dipinto sembra essere questo. C'erano degli esseri, esseri così potenti che all'epoca furono considerate divinità. A controbilanciare il loro potere c'erano tre Pokémon. I tre mantenevano l'equilibrio con gli esseri, come se formassero un triangolo. Perché adesso ci sono i punti interrogativi? Vorrei sapere di più sulla leggenda, se non ti spiace. Ma chi è? Oh no, lui è il tizio. È Lance. È Lance Cyrus. Cioè, Lance era quello che secondo me è uguale a Lance. È Miley Cyrus, quello che abbiamo incontrato nella grotta e al lago. Voglio porre fine a queste inutili dissidi. Holy shit, cerco il potere per creare il mondo ideale. È un cattivo. Il mondo di oggi non può cambiare a causa dei tre Pokémon che mantengono l'equilibrio. E allora uccidiamoli. L'anziana signora non sa un cazzo. La tua domanda non mi interessa. Fai finta di non sapere. Oddio, mo picchia una donna. Un'anziana donna. Come primo passo distruggerò il dipinto che ho protetto per tutti questi anni. Oddio no, è tipo il vandalo che va al Louvre e distrugge la Mona Lisa. Il suo posto verrà preso da una nuova leggenda su un nuovo mondo. Ma che vuol dire? Mi sbaglio, se pensi di sì affrontami. Oddio, ma questo mi sa che è a bestia. Guarda, allora il mio Nintendo mi permette di fare questo. Ci siamo incontrati su Monte Corona già. Come capo del team Galassia, fratello, mi stai facendo esplodere il cervello. Sei pazzo. Oh no, quindi è fortissimo. A saperlo mi curavo i Pokémon. Cyrus capo galassia. Sneasel. Bello. Che sei, bro? Fammi cercare su Google. Così baro. Sneasel è un tumore o sbaglio? Sneasel mi sa che è il tumore, ma a noi non ce ne frega palesemente niente, raga. Cioè, nel senso, mo gli fa merculo in maniera abbastanza rapida. E dai, però, frate, fagli una beccata. Devi morire, devi morire, devi morire. Ne usa un altro? Via da cazzo, dai. Golbat. Vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon. Proviamo Jolteon. Secondo me va bene. È volante, no? Dovrebbe essere. Cioè, volante. Volante. Che cazzo è? Volante. Coleottero. Coleottero mi sa che resiste all'elettro. No, Coleottero soffre l'elettro. Se è Coleottero è un discorso inutile, credo. Vabbè, è morto. Markrow. Markrow. Ma no, rimango con lui. Tanto con lui sarà buio volante. Buio volante, però attenzione perché l'elettro sul buio non so come reagisce, eh. Ma lo vediamo istant. Comunque è bellissimo Markrow, cazzo. Lo prenderei volentieri al posto di Lutito. Ma super volentieri. Però è che non si trova, raga. Che devo fare? Ma questa è una pippa, sì. Ma questo è il capo galassia. Ma io, se tu sei il capo galassia, porca troia, io sono il capo. Boh, universo. Fenomenale, la tua abilità è sorprendente. No, bro, ho usato un Jolteon. Cioè, ho fatto due tuono shock. Anziana, il tuo atteggiamento mi ha rivelato ciò che mi serve sapere. Se gli esseri del tempo e dello spazio fossero riuniti, sarebbe impossibile. Fermarli. Certo. Un uomo davvero strano, sono d'accordo. Ho trovato qualcosa di utile, dovresti prenderla tu. Era di mia nipote, ma lei non la usa più. La fregna? MN03. Oh, è Scala Sborra, sì. Ah no, è Surf. Ma Surf lo devo per forza insegnare a Pippa. Sai, forse aspetto. Allora, ditemi se mi conviene insegnare Surf a Pippa. Per oggi lo insegno un altro Pokémon. Ok, Pokémon Nassinu. Forza Luma lì. La gamma è morta dal buore. Ma tutto bene? Tutto perfetto. Ma quei tizi del Team Galassia pensavo non facessero niente di male. Ma passai una stupida idiota. Se ti interessa, a Canalipoli c'è una biblioteca. Hanno molti libri antichi per consultare la storia della regione. Magari ci dà delle indicazioni sul quadro. Il modo più rapido per arrivare a Canalipoli è andare a ovest da Giubilopoli. Ci proviamo. È ovest da Giubilopoli, mi dici? Guarda qua dove siamo arrivati. Ah, Arenipoli. Ah, Canalipoli. Ah, quindi la prossima mossa andrà qua. Ah, oddio, ma lì c'è un'altra città. Ma chi l'aveva capito? Ma questa cosa è huge, sì. Ok, allora voliamo a Giubilopoli. Una volta volati a Giubilopoli ci spostiamo. Benvenuti a Giubilopoli. Dobbiamo andare verso ovest, quindi verso sinistra. E andare verso la nuova città. Però mi serve Surf. Ma ovvio. Ma ovvio. Ah, raga, c'ho l'ansia. Aspetto, c'ho l'ansia. Aspetto, c'ho l'ansia. Lo insegno a qualcun altro. C'ho ansia, aspetta. Non credo che lui sappia fare Surf. Oddio, è capace. Oddio, ma è un nano, è capace. Va bene, insegniamo a lui. Colpo di fango, va bene. Mamma mia, che ansia. Via al cazzo. Ditemi se la devo insegnare al tizio, perché sennò non gli insegno, sti cazzi. E che le mene mi danno proprio al cazzo. Fa un tumore a vecele. Danno più fastidio che altro. Allora, possiamo andare verso ovest, verso questa città stranissima di cui non mi ricordo il nome. Prima volta che andiamo ad utilizzare Surf. Allora, let's go! Finally. Vuoi usare Surf? Certo. I just want to surf. Let's go. Ma non è... merda. Che cazzo fate? Va matti. Iperpozione, GG. Non so sinceramente come si possa scavalcare. Cioè, dove cazzo si va, scusa? Ah, de là, certo, ovvio. Utilizziamo Surf di qua, andiamo a fare un giro. Tra l'altro ne zero Pokémon. Ma quello è... quello lo conosco, il biondo. Sta scherzando? Dovremmo essere tecnicamente arrivati. Oh no, che vuole? Questo è l'aiutante del professore, eh? Hai lo sguardo perplesso, non ti ricordi chi sono? Sì, l'aiutante, l'ho appena detto. Sono l'assistente del professor Rowan. Wow. Ah, il padre
di Lucinda anche, vero? Mi ha chiesto di aggiornare il tuo Pokédex, così mi sono messo qua sperando di vederti passare, certo. Mi dà il Pokédex nazionale? Ora si vedono le immagini dei Pokémon maschio e dei Pokémon femmina. Ma sti cazzi! Cazzo me ne frega! Che vuole sta guardia? Che siete? Vabbè, no tengo palabras. Oh, benvenuti nella città più strana del mondo. Oh, yachtini, ma è Monte Carlo, bro? We are spending this money. Ok, vediamo un po', ma è un corridoio. Famo in giretto, vediamo un po'. Oh, che carino, ma è enorme. Oh no, chi è finanza? Non ci credo. Merda, raga, io ho Pokémon distrutti. Stai per sfidare il cavolestra? No, 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 no. No, sì. Ma c'ho tre Pokémon io. Frate, c'ho tre Pokémon. Va bene, l'hai voluto te, coglione di merda. Mo te famo vedere come si combatte. Allora, il primo, via dal piazzo. Let's go, via. Boom. Secondo chi è? Rapidash. Mango, per un semplice motivo. Perché prima mi è morto Pippa. Prima mi è morto, quindi non ce l'ho. Però gli dai un revitalizzante e glielo ciucci. Ok, lui ha fallito, perfetto. Poi ti fai un latte mumu, anzi, che da 100. No, troppo, frate. Ne serve 60. Super pozione da 50, no? A posto. Ok, siamo... Ok, sta continuando a fallire all'infinito. E allora a questo punto io farei Pokémon e farei Pippa. Mandalo. Certo. E gli fai sborra raggio poi. No, da doppio riduttore è grave. 71 come Lulic. Frate, che... Ma questo Rapidash è un pippoide. Ma spero che... Ma come fa a non morire? Ma quanta difesa c'ha? Ma quanta difesa c'ha? Acqua di sborra. Ok, perfetto. Via, il secondo è andato. Heracross. Attualmente, ricordiamolo, non è, ma è Heracross. Allora, è Coleottero. Servirebbe Undoom. Peccato che io al posto di Undoom ho utilizzato Wooper. Allora, se non sbaglio, Lotito dovrebbe essere super efficace su questo stronzo. Il problema è che io non so mai il doppio coso, capito? Ma che ne so questo quale altro. Ma c'ho quattro mosse. Ah raga, è il momento. Ma come breccia? Ok, via. Vola in alto nei cieli. Vola con un coltello in gola. Torterra? Vabbè, Torterra a sto punto sarà un Pokémon di terra. Mi fido. E quindi mando Pippa. Torterra non può non essere d'erba. Però attenzione, erba terra. Quindi se faccio questo è super efficace. No, addio Pippa. Perché, scusami, perché questa roba? Mo, a che cazzo, io non capisco i doppi cosi, raga. Che deve fare Pippa? Se deve piangere il culo e se ne deve levare dal cazzo e deve fare entrare Lotito. Che deve fare? Tanto mamma ammazza. Attacca dal cazzo. Vola più in alto che puoi, Lotito. Porta questa Lazio in cima alla graduatoria mondiale. Ma come fa a non morire? Coglione di merda. Torterra del cazzo sarà un tumore in futuro. Floatzel. Vabbè, Floatzel semplice. Elton John dovrebbe risolvere la situazione senza troppe problematiche. Tanto siamo sicuramente più... Oddio, c'ho pure 10. Ma come fa a essere più veloce lui, regà? È alto 50 metri. È alto 50 metri. Ho una cazzo di volpe che dovrebbe essere la cosa più veloce sul pianeta. Via dal cazzo. Oh, via. Ma si è spenta la camera al 100%. Non è stata... No. Attenzione ragazzi, un attimo, controllo la cam, perché qui stiamo per assistere alla storia, raga. Lotito sta per diventare proprio lui. Cragnotti si sta evolvendo. Oddio, che diventa da stare a via? Uccello leggendario? Come si chiama? Massa, che brutto. Ma è PG8 brutto. Staraptor. Oh, Zuffa, ma hai detto che Zuffa è importante. Sì, voglio imparare Zuffa. Vediamo un po' che è. Oh, lotta. Che si leva? Scaccia bruma. Dovrei leva scaccia bruma. Ma leverò attacco d'ala. È uguale, solo che il rassalto è veramente infallibile. Quindi levo attacco d'ala. Va bene così. Poi io, raga, se sbaglio, sti cazzi. Stiamo nel chilling, siamo tutti amici. Ascolta bene, vuoi sapere chi affronterà la Lega Pokémon e vincerà? No, sicuramente non tu. Comunque dovresti fare un salto sull'isola ferrosa e allenarti un po'. Già ti farebbe proprio bene. Bro, ma ti ho rotto il culo. Ok, va bene. Allora, prima cosa, curare questi Pokémon. Sei pazzo. Piccoli ma maledetti bastardi. Allora, famoso in giro. Locanda dei mari. Il cartello non si legge più. Allora, qui c'è la locanda. Lì c'è un Psyduck con cui parleremo. Il mio Psyduck è molto affezionato, così la sua mossa ritorna ancora più potente. Ah, sì, me l'avevate detto che praticamente ritorna una mossa che più affezionata del Pokémon più funziona. Allora, vediamo un po'. Ciao allenatore, guarda cosa ho trovato. Era insieme al carico arrivato da un altro paese. Bro, questa mi sta dando della cocaina. Io non posso usarla. Cocaina. MT48. È cocaina. La mossa baratto consente di scambiare l'abilità di chi la usa con quella del Pokémon nemico. Interessante. Comunque, quello che mi ha detto di fare il tizio è di prendere traghetto. Pianna all'isola ferrosa per allenarsi. Però, qua ci sono entrato prima. No, è un vecchio. E lui mi dà la bamba. Oh, ciao. È sfere basta. Ti hai detto che sono? Ma è matto? L'elimina mosse. Ah, ecco. Mannaggia al cazzo. Potevo togliere scaccia bruma e mettere quello. Mi dite secondo voi se mi conviene togliere scaccia bruma da lui e insegnare qualcos'altro al ragazzo? Perché tanto adesso ormai più o meno abbiamo tutte le cose che ci servono, no? Come l'elimina mosse, quello che insegna le mosse coi cocci. Quindi qua di robetta ce l'avevo. Entriamo qua, che non sono entrato. Che posto era? Locanda dei mari. Vabbè, qua sarà pieno di pochi allenatori. Ah no, è chiusa. Sembra impossibile aprirla, sembra. O dici tu, se entrerà da dietro con Surf. Biblioteca. Ok, questa è la biblioteca che ci dicevano. Poi entriamo. Entriamo nelle ultime case e poi cerchiamo di arrivare all'isola. Sulla ferruginosa. Tu mi dai qualcosa? La fregna. No, e basta, ragazzi. Sì, vai. Guarda quanto sono attento.
Ah, apposta, visto, è stato huge. Casa del marinaio Elfio. Ma che nome è Elfio? Molo di Canalipoli. E lì parte la nave che adesso ciucciamo. Però sicuramente non potrò prenderla instant. Mi fai entrare? Vuoi partire? Sì. Leviamo le ancore. Oh sì, lasciale pure. Oddio, ma tutta l'animazione mi fanno vedere. Eccoci arrivati sull'isola Ferrosa. Io non so sinceramente che roba sia. E non so neanche dove sia collocata nella mappa in realtà. Ah, è quella lì in fondo, certo. E se io uso surf che non ho? Ah, non posso, bastardi di merda. Io ho ovviamente ricambiato Undum perché lo devo allenare, perché sarà fondamentale per la palestra in realtà, quindi lo alleneremo un pochino. Allora, vediamo un pochino. Ma sta casa è vuota. Non c'è un cazzo di niente. Spaventosa questa situazione, ambigua. Oh, ragazzi, io continuerò. Ogni tanto clicco qua. Dubito che ci sia qualcosa. Oh, no, sì, non mi è bloccato. Te prego. Ok, tu sei Ciro, io sono Marisio. Ma chi sei? Sono un allenatore e un po' strano che mi alleni qui. Però è sempre bello incontrare altri allenatori. Ecco un regalo. Vabbè. Che mi ha dato? Oddio, forza. Oh no, non mi dica che devo usare forza. Al di fuori alto devo usare la vendita di Canalipoli. Sicuramente mi serve forza. Quindi devo fare prima la palestra. Ma io devo allenare Undum, raga. Ma che è? Oh? Dimmi che mi posso allenare pure senza forza. Te prego, fratello. Non capisco queste cose che sono. Non mi dica che per spostare queste cose serve forza. Ma tu sei quello di prima? Ti vuoi di lottare? Ah, non un allenatore. Velocità! Non è stato difficile. Allora, ok, va bene, si può fare un cazzo. Ma guarda che figata. Ma dove sto andando? C'è qualche segreto qui, sicuramente. Guarda te. Allora, vediamo un pochino. Tra l'altro in tutto questo manca ancora... Oh, bella Elisir, manca ancora la mossa per scalare, eh. E vedi che però è tutto un tumore. Non capisco sti oggetti qua. Non li capisco. Non so se si possono spostare, se non si possono spostare. Allora, continuiamo a esplorare. Vediamo che c'è, che mi sembra interessante questo luogo. Codacciaio, guarda la roba. Sì, codacciaio è forte, eh. Allora, no, qua si può andare. Quindi devo fare il giro da sopra, da sotto. C'è uno strumento nascosto. Uno, due, qua. GG. E mo che si fa? Ma è useless questo. Non ha un significato il posto, quindi. Cioè, solo. Mi sembra strano. Mi sembra veramente ambigua sta cosa che mi stai raccontando, frate. Perché dovrebbe essere così useless? Scusami. Frate, non c'è niente. Ma mi sembra strano, sì. Mi sento stupido. Sto perdendo qualcosa. Cioè, se vado nelle altre scale non cambia un cazzo. Ah, sì, invece. Meno male. Bella Mari, Ciro, sono felice di vederti. Ti va di formare una squadra. I Pokémon sembrano proprio irrequieti, certo. Va benissimo. Se me li curi pure, va bene. Se i Pokémon subiscono dei danni, posso rimetterli. Va benissimo, bro. Allora, vediamo un po'. Esploriamo con il ragazzo e vediamo cos'è. Oh, scuro ball di nuovo, fighissimo. Vorrei capire che roba è, perché su me è roba ciottissima. Qui è roba super ciotta, sì. Guarda qua, è enorme sto posto, raga. Sicuramente mi perdo qualcosa al 100%. Ok, siamo arrivati alla fine. Il team Gangiassia. Oh no, ma che poi Marisio è una pippa perché ha solo Lucario. Voi siete responsabili per aver reso irrequieti i Pokémon. Non mi interessa sapere quali sono le vostre ragioni, ma non voglio che mi creiate guai. Sei tu che mi stai rompendo il cazzo. Recluta 1, noi siamo il team Galassia. Ma stai zitto, dai, sollevate. Porteremo via tutti i Pokémon da questa rugginita, Unita Isola Ferrosa, ma fottiti. Non permetto a nessuno di sfidare il codice etico, forza Ciro. Ma questo tizio ha qualcosa che nasconde. Supereroe di cui avevamo bisogno. Parte la sfida di recluta e recluta con Zubat e Zubat. No, Glameo a sto giro. Qui c'è solo Lucario, raga, ve lo ripeto. Poi provo un ballaraggio così a caso. Ah, Ferrarti li colpisce tutti? Ah no, ok, solo Glameo. Però quella uccida. Ma era bravissimo, bravissimo, va bene. Pippar 40 è totale, eh. E vado al cazzo Zubat. E ok, i primi due sono fuori. Poi gliene mancano tre. Undur morto, Croagunk morto. Allora, prima fai fuori Undur, lo disintegravo lo stesso. Croagunk che lotta, eh. Insta Jolteon. Bravissimo. Oh no, Stordibaggio. Stordibaggio è totale. Ma tutti siamo confusi? Ah no, Lucario. Va bene, finché è Lucario a me va benissimo. Chi è Stunky? Ah, quello che puzza. Allora, Onda Shock instant su Golbat e lo elimini. Via. Ok, perfetto. Vabbè, Lucario si colpisce da solo. Una distruzione totale. Probabilmente Undum va bene. Lucario sei un pippone, porco. Dai. Dovrebbe essere... Ah no, è veleno. Non è coleottero, erba. Va bene uguale, dai. Ah, sai che dovevo far morso perché è buio? Guarda buio. Guarda com'è super efficace buio. No. Vabbè, sì, che cazzo volete, oh? Mi cagate il cazzo, dai. Hai avuto la meglio? È questo quello che conta. La vostra combinazione è incredibile, ma in realtà è un pippone. Tagliamo la corda, socio. Ben detto, fratello. Ma come, vabbè. Quindi che si fa? Si scende. Mi hai dato veramente un grande aiuto. Ascolta, qui ho un uovo. Merda, non posso tenerlo. Aspettami qui. Come se non fosse successo niente. Dammi questo cazzo di uovo. E però adesso sono abbastanza curioso. Lo facciamo schiudere adesso. È stato davvero piacevole trascorrere il tempo. Ma scusa, ma che uovo è? Cosa c'è? Ti immagini un altro Togepi? Sarebbe huge, ma non credo. Che Pokémon c'è dentro. Allora, okay, che succede mo? Raga, sono abbastanza esterrefatto. Tutto questo casino quindi per il Team Galassia e per
prendere l'uovo perché stiamo uscendo. Oh no, ma lì c'è un'altra entrata ingresso. Questo che è? Pietrabrillo. Vaffanculo. Qua che c'è? Oddio. Metal coperta. Questa era fondamentale nei primi Pokémon. Non mi ricordo che fa però. Strumento da far tenere a un Pokémon speciale. Pellicola metallica che potenzia le mosse di tipo acciaio. Tipo questa data a Pippa con una mossa di tipo acciaio. Sarebbe huge. Sta cosa degli strumenti non la sto molto inculando ed è un errore. Ok, quindi possiamo uscire. Usciamo. Eh sì. Ok, GG, fatta l'isola ferrosa. Ma io da qui posso volare invece di prendere il draghetto. Ah, raga, se famo schiude l'ovo. Famo gli sta schiude l'ovo. Sono curioso, sono curioso. Sono il ludopatico delle uova. Ci vorrà un po' di tempo, questo lo dici tu. Oh mio Dio, non ce la facevo più. Ci ha messo un botto. Ci ha messo molto di più dell'altro uovo. Non voglio gustarmi la sorpresa, quindi terrò gli occhi chiusi. Che cos'è? Perché dovrebbe essere? Perché mi ha dato un uovo? 3, 2, 1. Ma è il Pokémon prima di Lucario. Lucario lotta acciaio. È inutile. Completamente useless Lucario al mio team. A che livello sta l'1? Che grande. Però è molto carino. Però lotta acciaio. C'ho già Pippa che acciaio. Vabbè raga, per me per oggi abbiamo dato il nostro cazzo. Io vi ringrazio come al solito. Grazie mille a tutti. Anche oggi grandi progressi. Abbiamo scoperto una nuova città. La prossima volta startiamo immediatamente dalla biblioteca. Poi ci facciamo la palestra. Poi proseguiamo un po'. Verrò con i Pokémon un po' più allenati. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate passato una bellissima serata, pomeriggio, mattinata nel gigante Chilling. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga, bella.